colore verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, siamo qui per te. Green art, green art, ma è solo amore. Green art, green art, Ischia è qui per te. A questo punto io presenterei Silvana Lazzarino. Sì. Silvana Lazzarino, alla quale facciamo una splendida. Grazie a tutti. Grazie a tutti, saluto tutti con un buongiorno e grazie a tutti per essere qui intervenuti a questo importante evento. Ringrazio qui con me Antonio Mentalini, Bruno Mancini e la signora Maria Lucia Neri, perfetto. Sono i tre pilastri, potrei dire, di Vila, l'associazione da Ischia all'Arte, che come prima anticipava Antonio Mencarini, da oltre 9 anni si sta impegnando con tutte le proprie risorse per dare alla poesia, ma non solo, anche alle altre arti, un posto di primo piano, creando anzi attraverso la poesia dei nuovi incontri fra la stessa e le altre arti. Lo scopo quindi di Dila, di questa associazione di cui è presidente Bruno Mancini, è quello di far ruotare intorno alla poesia tutte le altre arti, quindi la musica, ma non solo, la letteratura, il teatro e l'arte, in particolare la pittura e anche la scultura comunque, perché la poesia attraverso versi che raccontano le emozioni della vita fra passato, presente e un futuro da ipotizzare e sognare, si può combinare, creare un gioco interattivo di voci con le altre arti, proprio grazie al flusso creativo che è alla base di tutte queste espressioni artistiche. In particolare una personalità importante insieme a Maria Luisa Neri, che è presidente dell'arte di suonare, l'arte del suonare, la soprano Paola Occhi, che ha inaugurato quest'anno, inizio di quest'anno, a gennaio 2016, la scuola di San Possidonio, scuola di canto lirico Lina Cavalieri, e è un po' un esempio di come in questa scuola non si insegni soltanto lirica, ma la lirica anche attraverso le altre arti, attraverso il teatro, quindi attraverso la recitazione, attraverso la dizione e attraverso anche la lettura di testi, perché la base forse di quello che è l'immagine del cantante lirico è il sapersi anche muovere, guardare, osservare e essere anche un po' attore. Quindi ecco, grazie non solo a Bruno Mancini, a Maria Luisa Neri, a Mencarini, che è un po', come diceva lui, la voce, perché ha una voce veramente affascinante e avvolgente nel momento in cui recita le poesie, perché le poesie Mencarini le recita, e quindi grazie a lui e soprattutto al presidente Bruno Mancini. Io che posso dire di me? Io sono entrata a far parte della Dila esattamente un anno fa, quando sono stata a Ischia per il premio 8 milioni che la Dila organizza ormai da 5 anni, e l'anno scorso abbiamo fatto è stata fatta la premiazione a Ischia, io mi sono trovata lì essendo fra i primi 3 classificati, e così ho conosciuto di persona Bruno Mancini, Mencarini e anche altri, Paola Occhi, che era lì presente e anche diciamo dato prova della sua grande bravura e presenza artistica, e da lì è nata la mia collaborazione come giornalista, perché io di base sono giornalista, sono di Roma e poetessa per hobby, e sto collaborando con Bruno Mancini e tutto il suo staff
collaborando, ecco, quindi al, per le sue riviste online, quindi il Dispari.it24.it, poi per il quotidiano diretto da Caetano Di Meglio, che è il Dispari, che esce insieme al Mattino di Napoli e che si trova a Napoli, a Ischia. E poi io per Roma collaboro per altre testate, Roma Capitale Magazine, Rai News, sul blog di Rai News Arte e Poesia, e poi sono impiegata alla pubblica amministrazione a Roma. E questo per me è un momento creativo, bello, da condividere con tutti voi, e penso che questa mattinata in cui si intrecceranno arte, musica e poesia possa essere piacevole per tutti. E in particolare vorrei... Ho parlato di Paolo Occhi, ho parlato anche della sua grandezza a livello di cantante lirico, ma è anche una persona eccezionale, non solo brava, ma ha anche saputo così essere con me carina, perché abbiamo trovato una collaborazione, anche futura si spera, perché io con l'incontro che ho fatto quest'anno con una pittrice di fama internazionale, Patrizia Canola, che è seduta in prima fila, e sto pensando a un progetto in cui unire arte, quindi pittura, poesia e musica. E Patrizia Canola è una pittrice di fama internazionale, ha esposto nei più importanti musei italiani e stranieri, e il suo, diciamo, tema fondamentale è il paesaggio, quindi la natura che racconta delle emozioni della vita. I suoi colori sono forti, cangianti, raccontano un po' le stagioni della vita, ma anche che corrispondono un po' alle stagioni della natura. Ricorda un po' la sua pittura Van Gogh, ma per altri gli impressionisti, ma in realtà lei ha un suo percorso originale, un suo stile affascinante. E su di lei io ho scritto, grazie al permesso di Bruno Mancini, sia sul Dispari24IT sia sul quotidiano Il Dispari. E quindi, che dire, ringrazio tutti e in particolare Bruno Mancini.